Allora un saluto a Gian Maria in Australia, adesso do il bentornata a Maria Rosaria Omaggio, attrice, regista, scrittrice italiana, molto attiva anche all'estero, lo sapete, ha ricevuto 45 premi nazionali e internazionali e debutterà con Scarpe Rosse al Napoli Teatro Festival, uno spettacolo sul femminicidio tra i primi che andranno in scena dopo il lockdown. Tutto giusto? Tutto giusto. Femminicidio nella storia, Nella cioè storia. dai primi documenti, da Lucrezia di Collatino fino al Medioevo, Pia de Tolomei, il Rinascimento di cui abbiamo tantissime, tantissime, insomma, abbastanza documenti, persino di processi. Poi un personaggio poco conosciuto, ma che invece noi donne dovremmo conoscere, anzi. Il mio omonimo Fiorello direbbe viva il donnismo, Il basta col donnismo. femminismo, viva il Hai donnismo. ragione, e ti Ed assicuro che è il Olympe donnismo. de Gouges. Olympe de Gouges era una drammaturga attivista della rivoluzione francese che, vedendo che con la rivoluzione francese era fatto i nuovi diritti del cittadino, disse ma Maria Antonietta è una reggente donna e scrisse quindi i diritti della donna e cittadina. Ovviamente molte di queste cose ancora non le abbiamo realizzate, però insomma le hanno tagliato la testa. Ghigliottinata. Ecco, benissimo. Tra l'altro tu lo sai perfettamente che anche qui abbiamo parlato diverse volte della violenza sulle donne, problema che si è acuito purtroppo in questo lockdown dove siamo stati in casa e molte più donne hanno subito violenza. Infatti, lo spettacolo è con me Pino Quartullo. Lui è un uomo che è tutti gli uomini di tutte le epoche, io una donna, tutte le donne di tutte le epoche, proprio arriva fino al lockdown. E io ho scritto una piccola reiterazione, quindi mi chiamo Eva, come ogni donna, nata Marina. Sarei ancora qui, insieme a mia figlia di 3 anni, se avessero, dopo la mia denuncia di stalking, tolto il coltello a Lucas. E lui fa Lucas. Mi chiamo Eva, nata. Quindi interpreti tante donne. Sono tante donne e un unico grande problema, Tema. l'idea che la violenza di genere non è soltanto imputabile a qualche folle. È uno spettacolo multimediale perché noi vediamo anche questi dipinti, le donne del passato, cerchiamo di andare a capire, c'è la danza, c'è la musica. La grande letteratura e la grande musica sono stati ispirati soprattutto da donne vittime di violenza o donne che si sono suicidate. Non so, abbiamo la Parisina, per esempio, nella musica di Donizetti, Mascagni, quindi c'è musica moderna con nascosta la musica dedicata a queste donne, ma il problema all'origine, perché solo lavorando sulla memoria forse si può correggere il presente, qual è? Che l'uomo ha sempre ritenuto la donna una sua proprietà. Io sono rimasta stupita perché forse distrattamente non mi ricordavo. Sai in quale anno è cambiato il diritto di famiglia? Nel 1981. In quale anno lo stupro è diventato un delitto? Reato. 1996. Ma in quale anno la donna che abbandona il tetto coniugale per giusta causa non è più imputabile? 2012. Quindi, insomma, Quindi molto figuriamoci, recentemente. se parliamo di Ponzia Postumia oppure parliamo di Francesca da Rimini, per esempio, va bene, in quel caso era un tradimento, no? Galeotto fu il libro e chi l'ha scritto, Diciamo che è ma. un tema che ha attraversato purtroppo tutti i secoli, ma non è la prima volta che tu ti occupi di temi femminili. Allora, vediamo questo filmato del 1981. Maria Rosaria Omaggio. Ma
devo correre alla Dante per tenere la conferenza sui diritti della donna in rapporto con la scienza. Devo scrivere l'articolo per rispondere a quel tale catacolle femministe, non so bene in che giornale. Ho sgridato mio marito e stasera lo percuoto, perché lui non vuol capire che anche noi vogliamo il voto. E gli ha detto, ma tu donna, già saper dovresti adesso che lo tieni un certo voto che io riempio spesso, spesso. Cioè, a distanza di 40 anni la sai ancora a memoria? A parte che sono 30, casomai. No, 30, quasi 40. Eh no, quasi 40. Sì, la so ancora a memoria. Questa in realtà è una macchietta vera del Café Chantin e si intitolava La femminista perché la parola vietata era suffragetta. Detta, esattamente. Ma noi da oggi diremo donnista. Per cui abbiamo cambiato la parola. Si scherzava già su questo, quindi tu lo tieni un certo voto che io riempio spesso spesso, quindi non puoi avere il voto. Quindi questa volgarità della proprietà esiste ancora. Eppure invece abbiamo fatto delle battaglie e qualcuno l'abbiamo anche vinta. Allora, tu sei considerata, lo sai, dalla stampa internazionale l'interprete ideale di Oriana Fallaci. Lo scorso anno sei venuta da noi, ci hai fatto ascoltare le sue parole. Ora voglio mostrare ai nostri telespettatori l'inizio dello spettacolo Le parole di Oriana in concerto, uno spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, che possono rivedere anche a New York. Possono rivederlo anche su Rai Play. Guardiamo. Ho cominciato tardi a capire quel che contavo, che rappresentavo per tante persone. E ancora oggi non l'ho capito molto bene. Io non sono la Giovanna d'Arco, l'Achille che alcuni addirittura vedono in me. Sono soltanto una persona che è capace di dire quel che pensa, di fare quel che crede debba essere fatto e di vivere come vuole vivere. Senza paura, o meglio, tentando di non cedere alla paura. Sono anche una persona molto seria, molto disciplinata e molto dura. Quell'autodisciplina mi ha reso dura, insieme alle sofferenze e ai dolori troppo grossi. Ma niente di più. E non voglio mi siano attribuite responsabilità che non ho. Non voglio essere vista come una specie di santa o di guerriera. E soprattutto non voglio essere fraintesa, cosa che invece avviene continuamente. Il mio culto della libertà è stato ed è frainteso, visto che con libertà non intendo caos e licenza, e non mi stanco di ripetere che la libertà è un dovere. Prima che un diritto, è un dovere. Il mio anarchismo è stato frainteso, visto che con anarchia intendo qualcosa di sacro, di superiore, un utopistico stato in cui il cittadino si governa da sé, senza offendere gli altri, senza uccidere, senza rubare. E la mia indipendenza è stata fraintesa, visto che non si è capito come e perché l'esercito in modo non fazioso, e cioè denunciando il luridume della destra e della sinistra. Ritengo di essere amata senza essere capita. E non capisco quell'eccitazione che a poco si è venuta creando intorno a me. E rifiuto il divismo che si è venuto creando. Tanto più che sono una persona molto schiva, molto ritrosa, ossessionata dalla privacy, sostanzialmente asociale. E non credo ai miti, a meno che tutti, al mio. Le parole che abbiamo ascoltato da quale scritto di Oriana Fallaci provengono? Inizialmente, quando io ho iniziato a recitarle, era un inedito, e invece adesso è possibile trovarle in Solo io posso raccontare la mia storia, che se vuoi è un po' come il mio spettacolo, Le parole di Oriana in concerto, cioè soltanto raccontata attraverso le sue stesse parole. È una delle ultime cose che lei ha scritto. E come mai sei diventata la sua interprete? Io ho imparato a dire che Maestro Caso ha colpito ancora, nel senso che ero ragazzina, alla Terrazza Martini l'ho così
incrociata era con la sorella anche era giornalista, mi aveva intervistato dopo che avevo vinto la targa Croma Saint Vincent per il mio debutto al cinema con Squadra Antiscippo. E così l'ho vista e avevo appena letto Lettere a un bambino mai nato che mi aveva passato mia mamma. Un libro che credo abbiamo letto tutte, almeno noi forse donne. Forse uno dei libri più tradotti al mondo, Decisamente. E con questo incipit, stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla. Cioè, perfetto, con delle parole perfette. E molti anni dopo, lei amava gli audiolibri, però ovviamente con la malattia, eccetera. Quindi mi fece chiedere nel 2003 di dare la voce alla rabbia e all'orgoglio. Lo avrei dovuto fare in un festival. Ci furono dei problemi in quel festival, io invece feci Calvino. Io ho l'amore per unire letteratura e teatro. E però il suo desiderio poi è stato realizzato perché lo scorso anno è stato anche fatto l'audiolibro dalla rabbia e l'orgoglio e i suoi ultimi articoli. E poi mi ha scelto Andrzej Wajda per il film, poi lo spettacolo teatrale. Ma io sono pronta a rifarla. Mi piacerebbe molto interpretare le sue interviste, perché credo che un modo per conoscere la storia davvero è con le parole autentiche. E se uno si rilegge il suo libro Intervista con la storia, rilegge Willy Brandt o Golda Meir, cioè capisce molto meglio la situazione di oggi. È bellissimo. Cioè, è prezioso. E in fondo è sempre stato anche il suo obiettivo, lei lo ha sempre dichiarato. Il suo fiore all'occhiello. Allora, tu sei stata comunque interprete in tanti ruoli nel grande schermo, hai lavorato anche con Woody Allen e voglio mostrare adesso questo estratto di un film, un corto che hai realizzato, interpretato, si intitola Hey You. Vediamo. Un film muto di cui sei anche stata la regista, che messaggio volevi dare? Beh, sicuramente ci sono tutte le mie passioni. C'è un omaggio al cinema perché infatti è palese con il Monello di Chaplin che è il primo lungometraggio. I bambini, io sono ambasciatore UNICEF e questo per me è un onere e un onore. Ho sempre detto che è inutile lamentarsi, occupiamoci dei bambini, il mondo sarà migliore perché sono gli adulti di domani. E poi un omaggio alla musica e la PFM e gli amici della premiata Forneria hanno anche
rielaborato musica classica, che è un vizio che ho anche nello spettacolo Scarpe Rosse, con i ragazzi della Moving Beat, Gianluca e Mario Perazzo, la stessa cosa, musica antica nascosta nella moderna, per essere senza tempo, e poi il teatro, perché quel bimbo meraviglioso con quel Chaplin sono in teatro, e poi invece la strada di Cinecittà, che è la New York anni 30, che ha costruito il nostro grandissimo premio Oscar Dante Ferretti. Allora, io voglio farti un ultimo omaggio, un regalo. Un omaggio.